Buonasera, popolo di YouTube, al via, molto probabilmente l'ultima season del My Team, la numero 8, che porta un po' di contenuti di vario tipo. Forse sono svegliato un po' tardi, probabilmente sì. Una season di questo tipo me l'aspettavo, non una, ma due season fa, buonasera. E quindi intendo non la 8 ma la 6, una season di questa portata, magari con quello che ci daranno, sia carte buone, carte ottime, animazioni, tutto quello che hanno fatto questa season andava fatto secondo me molto molto prima. Però per i pochi che sono rimasti a giocare si trovano buone carte e alcune molto buone e come al solito un sacco di gessi. È un reward dei token, io sono sempre contro chi apre con i token. È la classica alla piccola, su current anche alla grande, a meno c'ha le braccia corte, quindi io comunque lo userei alla piccola. Stats come sempre, un po' tutti c'hanno così, c'ha la quick, c'ha la Kobe, il jump shot 40 un po' lentino. Non lo so raga, per me non è buono, soprattutto non vale 1000 token. Senza neanche troppo andare nel dettaglio, semplicemente non vale 1000 token. Julius Erving, stesso identico discorso. È una guardia full 99, questo in questo caso è un invincible. Non so quanto va a costare, ma io vi ripeto anche adesso, anche che sono calati i badge, tutto quello che volete, con 1000 token, ossia anche l'arrivare a prenderlo, sono tanti tanti token, ci farei principalmente altro. Più che altro c'ha buon cambio di mano, devo essere sincero, non è male. E la Kobe comunque ce l'hanno tutti, non è un malus né un bonus, è quello che è. E rilascia Rudiger è buono, cioè è un'ottima carta, per carità, è un'ottima carta, ma in questo ruolo regà veramente siamo pieni. Paga comunque il capello, perché comunque il capello è clamoroso, c'ha l'afro, quindi non lo so. E non lo boccio perché non sono così cattivo da bocciare Julius Erving. Però vi dirò, non andate a sbloccare una carta top, ecco, mettetevi in testa questa storia qui. Se voi mettete 1000 token su questa carta non state sbloccando un game changer, assolutamente no. Quindi lui lo bocciamo tranquillo. Vabbè raga, lui probabilmente è proprio un cesso. Oh, allora, James fucking Harden è la reward del dominio, il nuovo dominio che hanno messo. Io stra consiglio di fare lui, non Jokic, se non avete tempo di fare entrambi. Non fate Jokic, fate il dominio con calma, una settimana, settimana e mezza lo finite. E ci avete James Harden che al momento è un top 5 point guard. Non perché è un endgame quello che volete, ma più che altro per le animazioni che le hanno caricate. Le hanno messo il cambio di mano di D-Rose, che è molto molto raro, soprattutto per i playmaker. L'escape di Trae Young, molto raro, proprio quasi nessun playmaker ce l'ha. In più le hanno cambiato la base, che la base di Harden è molto, molto lenta. Io ne ho messo quella di Steph, che non è la più veloce, per carità, Però comunque ci devi stare attento. Cioè si può fare tanti verdi con la base di Steph. Io sto usando Steph da quasi 2 settimane. Non è come tirare con la base 3, ma intanto in playmaker non c'è nessuno con un tiro glitchato a parte Jordan e Doncic su Next. Quindi vi trovate comunque un top 5 rilasci e... La forza di Harden è andare a canestro, cioè le schiacciate quelle che non si stoppano, questa qua soprattutto la schiacciata veloce, ma in generale lui è uno che prende poche stoppate. Quindi comunque c'avete uno che è un regista clamoroso perché la passa bene, buone tendenze, ottima wingspan, 6-10. Per me è un god, sto Harden. Chiaramente... non ve lo regalano, infatti. Anche l'altezza giusta per essere almeno un'alternativa a Jordan per quanto riguarda il palleggio. Però non lo boccio, perché comunque... Se ce l'avete, io non vi dico di usarlo, perché il rilascio questo qua è brutto, ma non è lento. Quindi il cambio di mano è rapido. Non è una carta da bocciare, cioè c'è molto di peggio. Quindi io non lo promuovo, perché secondo me lo potranno fare un po' meglio. Però che vedevo di? Se lo trovate usatelo, potrebbe entrare in rotazione un sacco di squadre. Jaren Jackson, stesso identico discorso, non lo promuovo né lo boccio perché comunque exchange, è gratis, non costerà niente. Ottima wingspan, 7.4, quindi le animazioni qua non cambiano nulla. Il tiro è lento, però regà, questo da contest è un'ottima carta. Cioè non posso dire di no, anche se non è un invincible, però... È un giocatore solido, un Dark Matter solido, a differenza magari... Cioè, per esempio, è molto più worth sbloccare lui che non so, un Julius Erving, quelli lì che vi chiedono... Non vi chiederanno quasi niente, quindi è un exchange. Non lo promuovo, però non lo boccio. Questo Pistol Pete
È molto romantico e lo trovate nella TT Online. E vabbè, è un classico, vediamo, Natalie Anderson gli hanno messo, vabbè, Brick Wall, peccato, c'è da mettergli Rim Protector, addirittura c'è da beggiarlo. E tendenze non top, addirittura poi c'ha la setup di Kobe che non è male, l'Escape Durant che non è per niente, cioè, non è niente di che, e c'è la Ray Allen a Very Quick. Cioè, le animazioni non sono male, potranno essere migliori, perché la setup di Kobe non è buona. Però, che vedevo di Pistol Pit casa... C'ha il capello, che io non mi sento di bocciarlo. È stra bocciato. Per me è proprio non buono. È il Jim Baylor. Perché non ha niente di speciale. È semplicemente un Invincible a caso che ci danno. E con animazioni de merda. De animazioni brutte. Quindi. Brutto, brutto, brutto. Saliamo di livello questo Daryl Dawkins. L'ho trovato a mio discapito poco fa. Un altro Invincible. Ormai andiamo a vedere sulle animazioni. C'è Jump Shot 4 che per un'ala grande, perché questo dovrebbe giocare alla grande, è buono. Io vi dirò, su Current questo potrebbe essere buono. Su Next è nano. Quindi c'è questa differenza qui. Se state su Current è utilizzabile, non forte, è utilizzabile. Se su Next non ci siamo, quindi io lo boccio. Però... Se stai su Current lo potete usare. Poi abbiamo il reward di Unlimited e Grant Hill. Grant Hill, regà, è un bel lock. Cioè 6-8, 6-11 di braccio in guardia e le animazioni sono ottime. C'ha il cambio di mano di Irving, la Trae Young. Jump Shot 1 è un po' lento, onesto. Non è il migliore di tutti, chiaramente. Però è a Very Quick. Comunque c'ha il normal leaner dietro la schiena di Pippen. Cioè hanno fatto bene. Non è sicuramente la guardia più forte del gioco, ma sicuramente entra in rotazione in un sacco di squadre vostre. Forse in un top team no. Soluzione a gratis poi questo Grant, quindi io lo promuovo. So che il rilascio sarà lento, avrà problemi a tirare, ma è un grande lock, è un grande penetratore, quindi per me è buono. Sì, ho le mani di poverino. Poi... andiamo, Jalen Rose. Questo è un clutch time reward. Penso che arriverà una certa, penso alla 50. Jalen Rose, vabbè. La versione ovale non era niente male. Palleggi pessimi, shot 32. Quello di Seth Curry non è manco troppo male. Molto mid, molto mid. Non lo boccio solo perché è alto. Con complemaker alto può dare fastidio. Però non lo promuove. Cioè, sto Webber, regà, è bellissimo. 6-9, non mi ero reso conto la prima volta che l'ho visto, poco fa, cioè tipo un paio d'ore fa quando erano uscite le carte, che poteva giocare alla piccola, che è il suo ruolo, raga, un 6-9 con 7.3 di... la piccola, per come gioco io, perfetta. Perché? Lasciate sta, intanto ormai è pieno di Invincible e le tendenze ormai sono tutte quelle. C'ha Jump 110 che è molto rapido, è quello di Chet, e palleggia benissimo, c'ha la tiroso, ma più che altro... ha un rilascio rapido in ala piccola, cioè è proprio il mio feticcio. Carte così sono quelle che piacciono a me, tipo alla Tatum, alla LeBron, alla Giannis, con i rilasci rapidi. Lui ce l'ha rapidissimo, quindi per me in questo momento questo Chris Webber è la migliore ala piccola del gioco. E non penso che l'andranno a... non penso che usciranno carte migliori di lui per un bel po', perché siamo inizio season, dovrebbe essere un altro endgame, poi questo è gratis. Cioè gratis, dovete finire la clutch, le 100 win, quindi anche se uscisse una carta simile o superiore a lui, comunque non sarebbe gratis. Vediamo un po' sto Markiton, 7.7, può giocare alla grande, attenzione. Vabbè, full 99, questo sta nella Champions 25. Non lo boccio, questo è buono, soprattutto su Next Gen. Questo non può essere... non è male questo Markiton, sì, la base non è male. Current pure, questo è buono, Markiton se vi esce è buono. Io vi dico, io lo promuovo, perché è alto. Cioè, centri alti quest'anno workano un botto, guardate quel Manute Ball. Quindi io lo promuovo. Vediamo Jokic. Allora, Jokic invece è il reward livello 40 del My Team di questa season. Vabbè, carta bellissima, non c'è niente da dire. 6-11, 7.3 di Wings, vabbè, un endgame. Gli hanno messo la base Ray Allen e Quick e tutti i palleggi buggati. Ora... resta comunque in 6-11.
La Ray Allen per tirare dal palleggio non è buona, però da ricevitore non è niente male. Però non potrebbe fare alla grande, può fare solo il play. Per me è un play di quelli che non piacciono a me, quelli alti un po' che non si muovono, però molti di voi li usano, i vari Simmons, Giddey, questi qua che sono buoni. Quindi se sono buoni quelli è buono anche Stojakovic. Quindi per chi ha quel tipo di pretese per il playmaker è un'ottima carta. E per invece chi come me piace avere il play veloce alla Jordan, alla Harden, alla non lo so, tutti quelli che sono usciti durante l'anno, sempre avuto il play rapido, quindi sempre sotto i due metri abbondantemente, anche ultimamente sto usando Steph, non riuscirei a giocare con uno così alto in playmaker, però resta comunque un lock. Quindi regà, questa è un'ottima carta se avete voglia di fare il diciamo il livello 40, fatelo. Poi ci sono, hanno droppato 350.000 versioni di Shaq e di Kobe. Chiaramente le uniche che hanno senso sono gli endgame. E molti sono molto, veramente molto... Cioè questo non tira per esempio, è da bocciare. E Shaq, questo è quello che c'ho io, 83. Cioè sta completamente rovinato. Anche lui, c'è l'animazione di Shaq. Cioè il tiro di Shaq è lento, quindi qualsiasi Shaq voi prendiate, a meno che non sia l'endgame, al suo rilascio che è lento, è brutto ed è difficile da grindare. E anche, c'è anche quello sto versione Celtics. Alcuni tireranno, alcuni no. Comunque non consiglio, a parte questo Shaq Playmaker, se volete avere il Playmaker Cheese, perché comunque il cambio di mano rapido ce l'ha. Quindi l'unico che dico consiglio oltre all'endgame è questo Swish che sta in play. Questo lo promuoviamo perché è veramente grosso. E poi, per quanto riguarda invece l'endgame, una carta mostruosa, in my opinion adesso è a livello di Dirk. Cioè il 725 e i palleggi è un Dirk più grosso. Quindi io direi, su Next è meglio Shaq, su Current è meglio Dirk. Questa è la mia... Però secondo me sono allo stesso identico livello tutti e due. Quindi chi ha la fortuna di avere Dirk probabilmente può fare a meno di questo Shaq. Andando ai Kobe, sono tutti più o meno brutti perché hanno tutti i shift di dribble style, quindi sono tutti non da prendere ma semplicemente da vendere, diciamo, i shift. Quindi a luglio shift non lo accetto. Questo playmaker, stesso identico discorso, sono tutti da cassare, tutti i Kobe sono a cassare. Questo è un peccato, potranno metterlo almeno a questo playmaker un bel dribble style. Però comunque Kobe è scomodo anche con shift, però insomma è luglio. Cioè, non lo so, non lo prenderei mai. Prenderei chiaramente questo endgame che al momento, in my opinion, è la miglior carta del gioco. Perché ha la base 3 con le mani Kobe che sono molto morbide. Palleggi buggati. E l'inner di Trae Young, che comunque è meglio del normal linear se sapete palleggiare. Anche se, boh, io preferisco il linear. Molti di quelli che fanno my team preferiscono il linear normal. Però quello non è male. 80 Hall of Fame, raga, che gli vuoi dire a sto Kobe? È devastante. In questo momento la carta migliore del gioco. Non so quanto durerà il suo dominio, però questo è il gioco in questo momento. Quindi io vi ringrazio per la visione di questo video. Se ribecchiamo alla prossima. Arrivederci.